Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato al tag 30 mesi di libri. Siamo ormai arrivati quasi alla fine di questo lunghissimo tag. Se non sapete di cosa si tratta, vi ho lasciato tutto giù in info box, comprese le domande. Comunque si tratta di un tag che è stato ideato dal canale Libridine e consiste nel rispondere a 30 domande una volta al mese. Quindi è un tag lungo che permette però di riflettere bene sulla risposta. E la domanda di oggi è: qual è un libro che farai leggere ai tuoi figli? Devo essere molto sincera, io ci ho pensato tanto a questa risposta senza riuscire a trovarla, per una ragione molto semplice, perché io non ho avuto figli. E non avendo avuto figli, è molto difficile rispondere a delle domande che riguardano i figli. Sembra una cosa banale, sembra una cosa stupida, ma quando i figli non li avete, non li inserite nei vostri pensieri e nei vostri progetti di vita, perché se non ci sono è inutile, tra virgolette, soffermarsi tanto a pensare a cosa farei con i miei figli, perché quali figli? Io non ho figli. E quindi sono cose che non mi chiedo e quando me le chiedo non riesco a trovare le risposte. Quella di un libro può essere una risposta molto banale, avrei potuto dirvi un libro a caso, un libro qualsiasi e andava bene così, però ho deciso invece di rispondere in modo onesto, in modo sincero, dicendovi io non lo so, perché non avendo figli davvero non riesco a trovare un libro che potrei far leggere a degli ipotetici figli, ma per una semplice ragione, io credo che se anche mi metto nell'ottica mentale dell'essere una mamma e quindi dell'avere dei figli, io credo che poi farei leggere ai miei figli quello che loro desiderano leggere, perché deve essere un piacere, non deve essere un'imposizione. Quindi imporre a una persona delle letture credo che sia anche una forma di violenza, prendetelo tra virgolette il termine violenza, però in un certo senso sì, perché io dovrei imporre a qualcuno di leggere un libro? Penso che sia molto meglio lasciare ai figli la libertà di scegliere le loro letture, quindi sicuramente io gli farei leggere quello che vogliono leggere. Potrei sicuramente dare dei consigli, orientare la lettura verso determinate direzioni, ma anche qui non posso rispondere perché dipenderebbe tantissimo dalle inclinazioni naturali dei figli, dal carattere dei figli, dai gusti che hanno. Quindi, ovviamente, se io avessi dei figli appassionati di storia, magari potrei orientarli verso dei generi letterari che vanno comunque in quella direzione. Se sono appassionati di fantasy, ovviamente potrei indirizzarli verso quel genere. Quindi è davvero impossibile per me rispondere a questa domanda. Io potrei rispondere a questa domanda solo se i figli li avessi davvero, perché se li avessi davvero potrei dire: ok, io ho dei figli, hanno questi gusti e allora io gli vorrei far leggere questi libri, sempre rispettando però i loro gusti personali. Ma quando non ci sono, mi potrei inventare qualsiasi cosa, quindi è davvero difficilissimo per me rispondere a questa domanda, addirittura impossibile. Però fatemi sapere nei commenti se avete dei figli, qual è un libro che gli fareste leggere, perché questo magari può essere interessante anche per chi vede il video e per chi legge i commenti, confrontarsi su questo tipo di risposta. Per me, non avendo figli, purtroppo non è possibile dare un titolo o dare un libro, perché comunque, come vi dicevo prima, se i figli non ci sono, è molto difficile mettersi in quell'ottica di pensiero. Quindi la risposta generica che vi posso dare è che guarderei le inclinazioni naturali dei figli e in base a quelle consiglierei magari delle letture piuttosto che delle altre. Ma sarebbe comunque sempre un consiglio e mai un'imposizione di lettura. Quindi questa è la mia risposta, magari un po' banale, un po' troppo scontata, però è così. La condizione mia è quella di non essere una mamma e quindi come persona che non ha figli devo per forza dare delle risposte che non implicano la presenza di figli. Bene ragazzi, io mi fermo con questo video, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.